Cari amici, ben ritrovati per condividere in famiglia il pane della domenica. Osanna, figlio David, benedictus qui venit in nomine Domini, Rex Israel, Osanna in excelsis. Apriamo il nostro cuore e la nostra mente all'intelligenza delle Scritture. Questa domenica è detta delle palme o della passione del Signore. Il motivo è semplice perché è stata così definita. Per antica tradizione liturgica del rito cattolico si ricorda in questo giorno l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, accolto come Messia e Re da una folla festante agitante rami di ulivo o di palma. Da qui il rito della benedizione delle palme in ricordo di questo ingresso del Principe della Pace nella Città Santa e quindi giornata di riconciliazione e di pace. L'usanza di scambiarsi la palma benedetta in segno di pace e di riconciliazione rimanda proprio a questo bisogno di pace. Ecco, la Domenica delle Palme si caratterizza quest'anno con Domenica della Passione, in quanto nella liturgia della Parola di Dio è prevista la lettura del racconto della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Matteo, che sul nostro video verrà fatta nel modo integrale subito dopo la proclamazione del Vangelo di Matteo che narra l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Ma nella celebrazione della Messa vi sono anche le altre letture, le prime due letture della liturgia odierna fanno proprio stretto riferimento al mistero della passione e morte in croce del Signore. E qui sempre c'è la voce forte del profeta Isaia. Il profeta Isaia traccia le sembianze umane del futuro Messia crocifisso, ma notate a tal punto che quando effettivamente si verificheranno queste cose, spontaneamente ci si richiamava alla descrizione fatta dal profeta 7 secoli prima, proprio alla stessa maniera. Il Signore Dio, dice il profeta, ma parlando a nome del Messia, il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ha sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Vedete, amici, è qui anticipato il modo proprio con cui tratteranno Gesù dopo la condanna a morte. Tutto quello che il Signore ha subito a causa della cattiveria dell'essere umano, che ha trattato in quel modo colui che era venuto a salvarci e a portare la pace. Nella seconda lettura di oggi, San Paolo, apostolo,
del celebre inno cristologico della lettera agli Efesini non fa altro che sintetizzare la natura di Cristo, la missione di Cristo incentrata proprio sull'opera della redenzione del genere umano mediante l'incarnazione, la passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Viene qui spiegato il secondo mistero principale della nostra fede. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Amici, la passione di Cristo la stanno sperimentando, come ha detto Papa Francesco, i tanti crocifissi di oggi che vivono in una situazione di precarietà, di mancanza proprio dell'essenziale, ma anche di quanti lottano da tempo contro la fame, la miseria, la malattia, la guerra, e si fanno operatori di pace, di giustizia e di difesa del creato. Sono questi i nuovi messaggeri di speranza messianica che Cristo venne a portare all'umanità con il suo ingresso nella città santa, che prima lo accolse festante e poi lo condannò a morte. E allora facciamo nostra questa bellissima preghiera a Gesù crocifisso di Papa Francesco, che è il motivo dominante di questa domenica speciale, detta delle palme, ma di fatto vissuta come domenica della passione di Cristo, alla quale partecipiamo tutti in quanto battezzati e in quanto cristiani. Ecco la preghiera, dice così: chi vuol venire dietro me rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua, l'ha detto Gesù. E noi siamo consapevoli che non c'è vero cristiano senza la croce di Cristo. Signore Gesù, aiutaci a vedere nella tua croce tutte le croci del mondo, la croce delle persone affamate di pane e di amore, la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e parenti, la croce delle persone assetate di giustizia e di pace, la croce delle persone che non hanno il conforto della fede, la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine, la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici, la croce dei piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza, la croce dell'umanità che vaga nel buio dell'incertezza e nell'oscurità
della cultura del momentaneo, la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dalle seduzioni del maligno o dall'omicida leggerezza e dall'egoismo, e la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di portare la tua luce nel mondo e si sentono rifiutati, derisi e umiliati. La croce dei consacrati che strada facendo hanno dimenticato il loro primo amore. La croce dei tuoi figli che, credendo in te e cercando di vivere secondo la tua volontà e la tua parola, si trovano emarginati, scartati perfino dai loro familiari e dai loro coetanei. La croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti, dei nostri peccati e delle nostre numerose promesse infrante. La croce della tua Chiesa, che fedele al tuo Vangelo, fatica a portare il tuo amore, perfino fra gli stessi battezzati. La croce della Chiesa, la tua sposa, che si sente assalita continuamente dall'interno e dall'esterno. La croce della nostra casa comune, che appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dall'avidità e dal potere. Signore Gesù, ravvivi in noi la speranza della risurrezione e della tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen. Amici, possa questa speciale Domenica delle Palme aprire qualche barlume di speranza per il futuro dell'Italia e del mondo. Adesso buon ascolto dei due brani evangelici, uno dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme, l'altro della passione del Signore. Osanna, Filio Dal Vangelo secondo Matteo. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Dite alla figlia di Sion: ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quello che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa d'agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva:
questo è il profeta Gesù da Nazaret di Galilea. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi, perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino. Farò la Pasqua da te, con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore? Sono io? Sono io, Signore? Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità, io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti.
li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì», e lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla! Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte!» Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: «Fai il profeta per noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito? Chi è che ti ha colpito? Chi è che ti ha colpito?» Pietro, intanto, se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù il Galileo!» Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici!» Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù, il Nazareno!» Ma egli negò di nuovo, giurando: «Non conosco quell'uomo!» Dopo un poco, i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: È vero! Anche tu sei uno di loro! Infatti il tuo accento ti tradisce!» Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo!» E subito
un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. È uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu!» Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato Campo di Sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia. E presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù chiamato Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» E quelli risposero: «Barabba!» Chiese loro Pilato: «Ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso!» Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!» Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi!» E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli!» Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo, gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo.
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce!» Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso, è il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui! Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore. E dicevano: «Davvero costui era figlio di Dio». Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, seduta di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: dopo tre giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima». Pilato disse loro: «Avete le guardie, andate
e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e per rendere sicura la tomba sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie.